Il consueto e cordiale benvenuto a tutti i telespettatori della Toscana che seguono il nostro appuntamento con l'informazione sindacale a cadenza quindicinale grazie al contributo con la CGIL provinciale di Livorno. Gli ospiti in studio per questa trasmissione sono immediatamente alla mia sinistra Giovanni Ferrari, che è segretario generale della Fillea CGIL della provincia di Livorno e di Pisa. Buonasera Ferrari. Buonasera. E Recep Paia, che fa parte della segreteria della Fillea CGIL provinciale di Livorno. Buonasera Paia. Buonasera. Allora, Fillea si occupa naturalmente di tutto il mondo che ha a che vedere con l'edilizia e non coinvolge solamente il mondo dell'edilizia, perché si prepara la Fillea a organizzare una manifestazione a carattere nazionale promossa per il 1° di aprile. Vi garantisco che non è uno scherzo ed è l'invito a tutta la società a prendervi parte. Perché? Perché se magari è passato un po' sottotono la decisione da parte del governo di modificare con il decreto 11 del 2023 il piano relativo alle ristrutturazioni edili e quant'altro, è chiaro che questo ha provocato delle conseguenze e ne parliamo subito con Ferrari. Che cosa in pratica racconta il decreto 11 del 2023? Allora, il decreto 11 del 2023 di fatto sancisce l'impossibilità di cedere i crediti. Quindi facendo in modo che i bonus, ristrutturazioni edili, sisma, efficientamento energetico, lo possano fare solo chi può scontare in fattura l'importo. E quindi i redditi medio-alti, oppure anche gli altissimi, così, senza fare distinzioni. Quindi per questo è, oltre a essere un grave danno per il settore, perché in edilizia negli ultimi anni, anche grazie ai bonus, c'è stata una ripresa forte, l'edilizia fa da volano anche all'economia, anche alle altre attività. Per ogni euro investito in edilizia si rigenera, come si dice, 3 euro, quindi è una cosa importante. In più cerca di sistemare anche in maniera energetica i nostri edifici, quindi sono proprio quelli fatiscenti, sono quelli delle case più popolari, dei condomini o dei meno abbienti che ne hanno più bisogno. Avete fatto un calcolo, diciamo una sorta di asticella per la quale chi ha un reddito annuo superiore a quella cifra lì può permettersi superiore di stare tranquillo. Ai 60.000, perché se lo deve fare meno di 10 anni, quindi per fare una ristrutturazione bisogna avere un reddito almeno di 60.000 euro per poterlo poi riuscire ad ammortizzare negli anni. Quindi in pratica tutti coloro che hanno un reddito superiore ai 60.000 euro possono cambiare canale e guardare qualcos'altro, perché non li riguarda da vicino. Tutti gli altri invece sì, abbiamo eliminato grosso modo l'1% dei nostri telespettatori, gli altri invece ovviamente dovranno seguirlo in qualche modo. E infatti per questo è importante lasciare la cessione del credito, soprattutto anche chi ha un ISE sotto i 35.000 euro, nelle periferie, nelle case popolari e nei condomini popolari. Chiediamo fortemente che venga lasciata la cessione del credito per poter ristrutturare questi edifici, che ricordo sono quelli che ne hanno più di bisogno. Ecco, Regia, una decisione questa che non vede coinvolti in qualsiasi maniera i sindacati, cioè non c'è stato un incontro, un tavolo per il quale il governo ha dato questa indicazione di scelta e i sindacati hanno detto il loro no, o comunque hanno cercato di trattare per andare incontro a un risultato che facesse il meno male possibile a tutto il comparto. Ha agito per conto proprio. Sì, praticamente il governo non ha consultato non solo i sindacati, ma neanche diciamo la parte datoriale, quindi le aziende ANCE, Confindustria e tutte le aziende che si occupano del settore edile. Quindi non ha come dire, preso in considerazione né i sindacati che rappresentano i lavoratori, ma neanche diciamo i sindacati che rappresentano la parte datoriale, cioè le aziende. E tra l'altro non ha preso in considerazione, a mio avviso, neanche il Parlamento italiano, perché poi alla fine è stato preso
una decisione in fretta e furia, in 24 ore è venuto fuori questo decreto a metà febbraio che ci ha spiazzato un po' a tutti, nessuno si aspettava questo decreto in questo modo qui che bloccava la cessione del credito in questo modo, lo diceva il collega prima, la cessione lo si può fare dal reddito dai 60.000 euro in su, ma se noi guardiamo i lavoratori che noi rappresentiamo, la media dei redditi che hanno sono dai 20.000 ai 25.000 euro di reddito annuale lordo, e questo vuol dire che tutti queste fasce sono escluse dalla cessione del credito, non potranno più avere il beneficio, e non potendo avere il beneficio vuol dire che si perderanno, si stima 100.000 posti di lavoro in tutta Italia, 100.000 posti di lavoro che si perdono e che va a incidere ovviamente non solo sui posti di lavoro, ma va a incidere sull'ambiente, sulla sicurezza nel lavoro, sull'ambiente, perché le case, o meglio i provvedimenti che stavano lavorando con i bonus edili erano per efficientare in qualche modo le case degli italiani, gli appartamenti, quindi le città, e si stima che siano quelle fatte con i bonus riducano i costi energetici anche del 25-30% a livello di bolletta che tra l'altro, come sappiamo, con la guerra che c'è in Ucraina, le bollette sono triplicate se non di più. Quindi la situazione, diciamo, che è abbastanza grave, ed ecco perché noi scendiamo in piazza il primo sabato, 1 aprile, a Roma e in altre 4 piazze in Italia, per chiedere affinché il governo modifichi questo decreto fatto in questo modo qui. Spesso ultima idea, perché se il governo prende le decisioni senza consultare i diretti, diciamo, responsabili, appare un po' difficile che poi venga incontro a discussioni di sorta. Ovviamente l'invito che voi fate come Fillea è una partecipazione di tutta la società, perché coinvolge ovviamente la casa. Prima si è detto che l'economia edile rende 3 euro per ogni euro che viene speso, è notorio che il mattone è la moneta più solida in Italia, e il mattone molto spesso è l'unico bene sul quale, insomma, una famiglia in qualche maniera ci conta, un bene che se viene in qualche maniera sminuito e umiliato dall'impossibilità di poter intervenire con debiti sacrifici perché si tiene a migliorare il proprio livello, qualità di vita, ma può crearsi anche quell'immobile che venduto può dare una rendita per chi poi conseguentemente può dedicarsi ad altri tipi di operazioni. In questo caso si crea proprio un vero e proprio dicotomia tra chi sta già meglio e chi invece non potrà esserlo, ed è netto contrasto a quella politica che utilizza il termine anglofono del welfare, che invece è in antitesi con quello che stiamo dicendo in questo momento. Il governo che promette un rifacimento anche della qualifica delle periferie, che sono forse l'aspetto più immediato che ci viene in mente, con un modello della cosiddetta città dei 15 minuti. Ci vuoi spiegare la città dei 15 minuti in cosa consiste? Perché? Sì, allora, la città dei 15 minuti consiste nel rivedere e di riorganizzare le nostre città. I 15 minuti sono solo il tempo che ci vuole a piedi per avere a disposizione il lavoro, la scuola, le strutture sanitarie, i negozi, ristoranti. Quindi si riparte da, ultimamente a Parigi è nata questa cosa, però che in 15 minuti, quindi riducendo il traffico, riducendo l'utilizzo sia dei mezzi che delle automobili, una città a misura d'uomo. E questo il 1 aprile sarà da voi richiesto, la manifestazione che avete promosso in queste 5 città sarà quello di chiedere al governo di fare un passo indietro e rivedere un decreto che ha questi costi che si impongono praticamente sulla gran parte della comunità dei cittadini, in relazione anche agli edifici che possono essere di servizio della società stessa. Le scuole periferiche o i servizi di cura periferici, se non c'è un capitale che viene immesso per realizzare questa cosa,
non si può pensare che possa essere realizzato attraverso la spesa proprio cash, to cure, è vero? Certo, esattamente, nel senso che le famiglie italiane, o meglio le famiglie di cui stavo parlando prima, con i redditi bassi e bassissimi, perché poi alla fine in Italia è anche da 30 anni che non crescono i redditi, è ovvio che non si possono permettere. Intanto a livello fiscale non hanno capienza, quindi non ci rientrano per poterlo fare da sé. E tra l'altro le abitazioni in Italia, ovviamente, come sappiamo, sono vecchie, il patrimonio edilizio è tra i più importanti, nel senso, in Italia è un patrimonio edilizio molto importante. In Italia l'80-85% delle famiglie italiane posseggono case di proprietà, solo che ovviamente sono tutte di una certa data, quindi datate, e sono delle classi energetiche molto, molto basse. E gli obiettivi anche ONU, gli obiettivi anche d'Europa sono quelli di efficientarle, cioè di rigenerarle, di in qualche modo di farle salire. Anche l'obiettivo, tra l'altro, del 110 era quello di efficientare a livello energetico le case. Eppure l'unico intervento che è stato fatto da parte del governo per giustificare questa decisione è che nel controllo che era stato fatto erano emerse delle furbate. E quindi bisognava recuperare un dispendio di soldi notevoli. C'è del vero o no? Ma, allora, sicuramente ci sono state. Vabbè, in Italia ci sono sempre. Ma ci sono state. E sicuramente noi già con una piattaforma di un anno fa avevamo detto che i bonus erano e dovevano essere in questo modo dedicati alle prime case, a come si dice, i redditi meno abbienti, perché la distorsione di questo bonus, anche del 110, è che chi aveva più possibilità, lasciandolo aperto a tutti indistintamente, chi aveva più possibilità di avere i tecnici migliori è arrivato prima e magari è già al sicuro, lasciando invece chi aveva meno possibilità, ora, perché noi dal governo aspettavamo che ci desse e desse all'Italia e a tutti una risposta sui crediti incagliati, perché mettono davvero i proprietari in crisi e le aziende, che, come si diceva prima, 100.000 posti di lavoro, che ora non si vede ancora perché ci sono ancora i vecchi lavori, ma a settembre si sentiranno questi problemi e si vedrà se non si fa qualcosa. Per questo andiamo in piazza. E le strutture ci sono state, però noi vogliamo che i bonus, diciamo così, siano strutturali, in modo che anche le aziende possano investire, perché legando anche la concessione del bonus alla corretta applicazione del contratto, ad esempio, nazionale dell'edilizia, ha portato tanto lavoro, e però ha fatto emergere anche lavoro irregolare o lavoro grigio, lo ha fatto emergere. Quindi anche questa, e su questo siamo d'accordo, perché sono soldi pubblici, noi vogliamo un lavoro regolare, sicuro, perché in edilizia chiaramente quando si parla di lavoro sicuro bisogna sempre fare molta attenzione, perché ancora non ci siamo come sicurezza sui posti di lavoro. Quindi ci sono state distorsioni, noi chiedevamo di modificarle, ma di renderle strutturali, anche per permettere alle imprese di organizzarci e di organizzarsi e di fare degli investimenti. Paia, questo decreto non lo dice espressamente, ma voi l'avete indicato anche come immediata conseguenza, introduce una sorta di ampia liberalizzazione dei subappalti a cascata, con peggioramento della sicurezza, come ha citato Ferrari, i lavoratori negli appalti pubblici, meno qualità, meno sostenibilità, insomma si sta andando conto che le indicazioni che sono state date dall'Unione Europea anche in relazione al risparmio energetico e al miglioramento della qualità della vita. Esattamente, diciamo che l'unica politica in questo paese sull'efficientamento energetico che c'era, perché poi tra l'altro non ce ne sono
altre al momento era la politica del bonus edilizi e che tra l'altro stava dando degli importanti risultati. Invece è stata cancellata. E tra l'altro, oltre a questo, c'è anche la modifica del codice degli appalti. Il codice degli appalti praticamente è quella legge che riguarda, che regolamenta gli appalti pubblici. E la nuova regola, la nuova proposta di cambio del codice degli appalti è praticamente di liberalizzarli e quindi di fare appalti all'infinito. Di fare appalti quindi a cascata all'infinito, dove per forza di cose i diritti vengono in qualche modo ridotti, vengono meno, perché se si fa appalto su subappalto, è ovvio che i costi le aziende da qualche parte le dovranno scaricare, e quindi ecco perché poi alla fine la sicurezza è sempre meno, quindi i contratti vengono sempre meno applicati, cioè i contratti di settore, il contratto dell'edilizia nei subappalti. Ecco, ma se questo decreto ha queste conseguenze che voi avete individuato, perché ovviamente conoscete bene il settore, io come giornalista faccio la domanda cattiva, ma qui protesta, cioè a chi giova una cosa del genere, prendere una decisione del genere? Voi avete riflettuto per sapere come mai uno prende una decisione che ha queste conseguenze, ovviamente che vanno contro una determinata categoria di persone, ma beneficeranno qualcun altro, altrimenti non capirei perché viene applicata. Chiaramente noi da quando si è insediato questo governo abbiamo notato che invece di aiutare le fasce più deboli, le fasce più povere, si fa il contrario. Si cerca di liberalizzare, quindi chi più ha le possibilità può fare quello che vuole, ma anche con l'uso del contante, con la flat tax solo per alcuni, sono cose sulla portata di tutti. Si sta facendo proprio una ridistribuzione della ricchezza, ma per chi ha già di più, perché non, e ci perde veramente tutto il paese, perché con gli edifici, non ristrutturare gli edifici in questo modo, perché poi non si potrà ristrutturarli, ci perde proprio tutto, cioè ci perde tutto il paese, non capiamo veramente, per questo è una cosa che chiediamo fortemente di tornare indietro, perché Potrebbe esserci addirittura non c'è una logica. un'attenzione da parte dell'Unione Europea, perché insomma diventerebbe una cosa piuttosto evidente. Ma l'Unione Europea ci ha già dato però dei compiti da fare sull'efficientamento. Bisogna trovare il sistema giusto, perché noi chiediamo anche che ci possano essere enti pubblici che anticipano le risorse per ristrutturare, e lo Stato stesso dovrà ristrutturare il suo patrimonio che in molti casi è fatiscente, e l'Europa però ce lo chiede e ce lo imporrà a breve. Intanto però si registra il fatto che le banche, che in quel momento facevano un filtro fra la richiesta e l'erogazione, fanno marcia indietro, cioè Sì, se sì, sì. tornano indietro non sono supportate da uno Stato che garantisce il rientro della liquidità, la banca ovviamente fa immediatamente chiude e ti ritrovi in una situazione di sospensione, sei una sorta di animazione sospesa, perché non sei ne andato di qua né sei andato di là, cioè chi è rimasto indietro non prosegue, chi è rimasto in uno stato di status quo, se è molto avanti con i lavori allora si fa a concludere, se invece è in partenza o roba del genere non si deve vedere. A chi continua a dirsi a chi gioce, cioè, non All'Italia no. emerge nei quotidiani si sta molti, dà molto spazio ovviamente alla guerra Russia-Ucraina, con tutte le sue logiche di consumo, e si fanno i viaggi per andare a Bruxelles a ragionare su quelle che devono essere le prospettive sulle quali si deve muovere il governo, sempre in relazione a quelle che sono le norme che vengono stabilite da Bruxelles. Stupisce che non ci sia un'attenzione su un decreto che apparentemente può sembrare solamente legato al mondo dell'edilizia, ma che invece, proprio in relazione al fatto che il mattone è un elemento indivisibile
dalla qualità della vita di ogni singola famiglia non diventi un elemento sulla quale insomma, intervenire. Regge. Sì, ma quando un governo prende una decisione del genere, noi ci aspettiamo che faccia una proposta di politiche industriali in qualche modo per dare una risposta a questi problemi, a quel che era stato fatto fino ad ora o a quegli obiettivi che l'Europa ci impone. Invece il governo non dà nessuna risposta in merito, quindi nessuna proposta per il superamento, se vogliono fare il superamento della cessione dei crediti. Ora, è ovvio che il provvedimento era stato fatto da un altro governo, d'accordo, però perlomeno per, come dire, anche un minimo di continuità istituzionale, no? Un minimo di potevano in qualche modo modificarlo per quegli aspetti che pensavano che fosse giusto, ma non così, nel senso non cancellarlo dall'oggi al domani, perché così facendo si rischiano i posti di lavoro, si rischiano quindi 100.000 posti di lavoro, 30.000 imprese che salteranno, e la conseguenza è trasversale, quindi a tutta la cittadinanza, perché poi ci riguarda tutti, abbiamo tutte le case, tutti noi abbiamo gli appartamenti, tutti noi viviamo nelle case di una certa data. Non credo che qualcuno di noi, come dire, viva in appartamenti nuovi, perché poi in Italia gli appartamenti nuovi sono pochissimi, la stragrande maggioranza sono appartamenti di una certa data. E quindi se il governo voleva, poteva in qualche modo fare un'altra proposta, una modifica, e non cancellarlo così, e tra l'altro senza nessun tipo di prospettiva. Probabilmente il governo avrà delle altre priorità che non sono queste, quindi, perché qua alla fine si tratta di 25-30 miliardi di euro, e quindi probabilmente le vorrà spostare da un'altra parte, ma questo non lo dice e non traspare da... Non voglio usare questo studio per, diciamo, dire poi cosa potrebbe pensare, di dove potrebbero andare a spostarsi questi 30 miliardi. Peraltro questa manifestazione dà delle proposte che offre al governo per poterne parlare nel merito. Quali sono? Appunto, sono le proposte di lasciare i bonus con la cessione del credito, perché gli altri ci sono già nello sconto in fattura, come si diceva, per i redditi con ISE sotto i 30.000 euro, per le case e condomini popolari e per le periferie, quindi su questi poter cedere il credito e renderlo strutturale, ripeto, in modo che poi sono anche, come si diceva poc'anzi, le nostre abitazioni consumano parecchia energia, quindi se riusciamo ad abbattere questo, visto che facciamo molti sforzi in altri settori, siamo sulla buona strada. Se invece non riusciamo e lasciamo proprio davvero una differenza tra chi ha la casa nella massima classe e tanti che non ce l'hanno, le nostre città sono più brutte perché non si recuperano, consumano più energia e soprattutto, per questo riguarda tutti i cittadini, le famiglie sono ancora più in difficoltà con i costi dell'energia, anche poi si deprezzano anche le case, quindi è proprio un impoverimento generale delle città. Anche perché non rimane altra speranza, perché insomma con l'aumento dei tassi, dei mutui da parte delle banche e quindi aumento anche della percentuale di inflazione, il prezzo di una casa diventa un po' proibitivo, per cui o uno ristruttura quella che c'ha, oppure è vero difficile che possa insomma affacciarsi su altri acquisti, a meno che non abbia un reddito superiore ai 60.000 euro. Questo naturalmente non compete all'ascolto dello telespettatore vigente. Noi ringraziamo la presenza di Giovanni Ferrari, segretario generale della Fillea CGIL della provincia di Pisa e di Livorno, ringraziamo Regge Paia,
della segreteria della filea CGL provinciale di Livorno, e rinnoviamo il nostro appuntamento ovviamente fra 15 giorni con un altro tema da affrontare insieme. Grazie. Grazie.